Hanno partecipato tanti cittadini, sono intervenuti il prefetto, cioè il rappresentante dello Stato e le massime autorità regionali, provinciali e cittadine di Perugia in occasione delle celebrazioni che ricordano la scelta da parte del popolo italiano della Repubblica nel referendum del 2 e 3 giugno 1946. La novità è stata la partecipazione del rappresentante della Consulta degli studenti che si è concentrato sul concetto di rispetto. Tutti hanno rimarcato l'attualità dei valori insiti nella Costituzione italiana e hanno fatto appello al senso di comunità e solidarietà che deve permeare la vita civile degli italiani. In particolare il prefetto Armando Gradone ha pronunciato un intenso discorso stigmatizzando più volte l'orrore del nazifascismo, ma si è intrattenuto anche sui temi internazionali e nazionali più attuali per arrivare a parlare dell'Umbria e della sua gente. Una terra che sta portando avanti con meritato successo la promozione dell'inestimabile patrimonio di storia, di arte, di cultura e tradizioni, di luoghi unici al mondo, tenuti insieme dall'orgoglio per il proprio passato, dall'innata attitudine con cui istituzioni e cittadini, ognuno per la propria parte, se ne prendono cura. 9 cittadini insigniti di onorificenze, da ufficiale della Repubblica a Cavaliere, Ada Spadoni di Scheggino, Sergio Fusetti, Roberto Leoni di Assisi, Feliciano Campi di Spello, il tenente colonnello Lorenzo Giovannetti di Spoleto, così come Sergio Gianni Zinni, Claudio Ricci di Marciano, Massimo Alunni Proietti di Magione, Gianmario Granieri di Todi.